Le sfide regolatorie della pandemia da Covid-19. Sarà questo il tema della 19ª conferenza nazionale sulla farmaceutica che si svolgerà attraverso un forum online il prossimo 26 febbraio. Noi ne parliamo insieme al professore Drago, professore di farmacologia, direttore del Master in Discipline Regolatorie del Farmaco e dell'Unità Operativa di Farmacologia Clinica e Farmacovigilanza dell'Università di Catania. Professore, grazie per aver accettato il nostro invito e benvenuto. Questo è il 19esimo appuntamento che ogni anno si ripete nella prospettiva di riunire intorno a temi caldi dell'area farmaceutica gli esperti, i cosiddetti stakeholders del mondo del farmaco. Quest'anno il tema è stato confezionato in relazione all'esperienza cruciale che tutti noi abbiamo vissuto fin dall'inizio del mese di marzo dello scorso anno, cioè la pandemia da Covid-19, e quindi come la pandemia abbia influenzato, qual è stato l'impatto del Covid-19 sulle procedure regolatorie che riguardano lo sviluppo, la registrazione e la gestione del farmaco in Italia. Argomento questo di grande interesse, ritengo, perché gli esperti del settore si sono resi conto che l'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA, e l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, hanno dovuto modificare, per motivi ovviamente relativi all'emergenza, alcune procedure standard, e il quesito per l'approvazione e la gestione del farmaco in Italia, il quesito rimane se queste alterazioni, queste modificazioni delle procedure rimarranno anche dopo la fine della pandemia e come questa esperienza abbia, anche dal punto di vista economico, dal punto di vista finanziario, abbia inciso sull'approvazione dei farmaci in Italia. Non tanto farmaci indicati per la terapia della polmonite interstiziale da coronavirus, quanto, perché di questi pochi abbiamo ottenuto in questi mesi sostanzialmente uno, che peraltro l'antivirale Remdesivir, che peraltro non è molto efficace. Solo di recente, abbiamo proprio qualche giorno fa, abbiamo potuto con grande soddisfazione leggere la notizia che AIFA approverà anche gli anticorpi monoclonali. Ma al di là dei farmaci indicati per il Covid-19, il nostro interesse si focalizzerà in generale sulle procedure che riguardano tutti i farmaci. Questo perché ci siamo resi conto, dicevo appunto, che AIFA ha dovuto, per motivi anche di ordine finanziario, modificare l'approccio procedurale alla registrazione dei farmaci in Italia. Quindi ci sarà una prima interessantissima lettura magistrale inaugurale del professor Guido Rasi, che era direttore generale di EMA fino alla fine dello scorso anno, che ci dirà come EMA ha approcciato l'emergenza tipo valutativo dei vaccini in particolare, ma anche dei farmaci anti-Covid-19. Con quella procedura particolarissima che prende nome di Rolling Ready. E poi avremo diversi esperti di livello nazionale, molti di questi appartenenti allo staff dei consulenti e dei funzionari dell'Agenzia Italiana del Farmaco, il presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell'AIFA, la dottoressa Popoli,
la dottoressa Petraglia, che è il dirigente dell'area sperimentazione clinica dell'AIFA. Abbiamo anche il piacere di ospitare un intervento molto importante dell'ex direttore generale di AIFA, il professore Luca Pani, farmacoeconomisti, e anche il direttore medico di Pfizer, che è Pfizer Italia, che ci parlerà della procedura con cui il vaccino Pfizer BioNTech è stato approvato in Italia, con le difficoltà le attuali controversie che sono nate, lo ricordiamo tutti quanti, dalla necessità di ridurre il contingente di dosi che Pfizer ha introdotto in Italia, venendo meno apparentemente a un accordo di livello europeo. Quindi ci sono diversi argomenti, anche un intervento finale molto atteso, che è quello del professor Genazzani, componente rappresentante dell'Italia al CHMP, che è il Comitato Tecnico Scientifico di EMA, che ci parlerà proprio della modalità con cui oggi EMA e il suo strumento scientifico, cioè appunto il Comitato Tecnico Scientifico CHMP, approva i farmaci in arrivo per la diffusione in tutti i paesi europei. Quindi un appuntamento importante. Abbiamo già più di 200 iscrizioni, ma chi è interessato, chi vuole partecipare, è ancora in tempo. C'è un'iscrizione su piattaforma informatica gratuita. Ovviamente ci aspettiamo che intorno a questi temi si possa aprire un dibattito costruttivo che possa essere anche di stimolo per le autorità regolatorie, in particolare l'AIFA, per quanto riguarda il prossimo futuro che dobbiamo aspettarci nel mondo della regolazione dei farmaci. AIFA in qualche modo si sta distinguendo da altre agenzie europee per quanto riguarda l'approvazione dei farmaci che sono stati già varati dall'agenzia europea. Quindi vogliamo capire bene su quale percorso AIFA si muove, in modo da apprezzarne il lavoro, ma soprattutto eventualmente indicando nuove prospettive, perché al di là dei costi di alcuni farmaci è bene che l'Italia si doti di tutti quegli strumenti di medicina preventiva e terapeutica per affrontare un'emergenza così importante di, diciamo, proporzioni planetarie come il Covid-19. Ma questa esperienza, secondo lei, quale insegnamento ci lascia? Ecco, se lo volessimo così sintetizzare, uno dei più importanti, chiaramente poi sarà questo oggetto del dibattito, ma se adesso noi volessimo così dare una piccola anticipazione, secondo lei? La mia opinione è che in una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo, bisogna fare in modo che le risorse disponibili siano indirizzate all'ottenimento del massimo in termini di strumenti terapeutici e preventivi. Mi riferisco al fatto, per esempio, che facendo peraltro parte di un forum che si occupa proprio di forum di esperti che si occupa proprio di questo argomento, che ha preso posizione su questa vicenda, mi riferisco al fatto, dicevo, che l'Italia avrebbe potuto, così come ha fatto qualche altro paese europeo, per esempio, acquistare delle dosi aggiuntive di vaccino. Nessuno glielo impediva, e così come ha fatto la Germania, anche l'Italia avrebbe potuto farlo.
Quindi diciamo che oggi il messaggio che noi possiamo anticipare è che le autorità regolatorie e sanitarie debbano sfruttare ogni possibilità, ogni opportunità per ottenere il massimo in termini di strumenti terapeutici e preventivi, come appunto i vaccini, che sono l'arma che noi consideriamo più efficace per debellare il virus. Lei diceva prima che per poter partecipare al forum è indispensabile fare un'iscrizione, noi vogliamo anche sottolineare che si tratta di un'iscrizione assolutamente gratuita, che consentirà così anche di avere un pubblico più vasto, anche di persone che vogliono avere delle informazioni più chiare, e ovviamente poi anche gli studenti. Certo, anche gli studenti sono i benvenuti, gli studenti degli ultimi anni del corso di laurea in medicina possono beneficiare di più rispetto a quelli dei primi anni, ma comunque essendo un forum aperto a tutti, anche diciamo gli studenti di altri corsi di laurea dell'Università di Catania, ma di altre università, possono accedere con questa iscrizione gratuita, che rimane gratuita, è sempre stata gratuita, lo voglio sottolineare, nella tradizione della conferenza nazionale, che ovviamente può organizzare questo tipo di simposio grazie anche ad alcuni sponsor. Quindi l'iscrizione è gratuita, chi si iscrive poi avrà ovviamente anche un attestato, riceverà un attestato, ma al di là di questo, chi si iscrive e lo fa con l'interesse di partecipare attivamente a questa iniziativa, spero tanto che possa anche contribuire con un dibattito costruttivo. Noi la ringraziamo per essere stato nostro ospite, grazie professore Draghi. Grazie a voi, grazie.